Un famoso detto cita «l'amore è cieco». Il significato di questo detto è che spesso quando siamo innamorati i nostri sentimenti alterano il modo in cui percepiamo una persona a cui vogliamo bene o da cui siamo particolarmente attratti. Questo fa sì che, soprattutto nelle nostre prime esperienze amorose o durante il periodo iniziale di una nuova relazione, tendiamo a vivere con una benda sugli occhi che non ci permette di notare difetti, soprattutto di comportamento, anche abbastanza evidenti. E anche nel caso li notassimo, finiremo col giustificarli oltremodo. In questo video vedremo 5 segnali evidenti di una relazione tossica a cui dobbiamo prestare particolarmente attenzione. Prima di iniziare vi voglio ricordare che nel caso foste interessati a vedere brevi anteprime dei video in uscita su questo canale e anche sul mio secondo canale 3 minuti di evoluzione, potete iniziare a seguirmi su TikTok, dove pubblico 2 clip a settimana dei video in uscita in esclusiva. Troverete il link per scaricare gratuitamente TikTok nella descrizione sotto a questo video. Vediamo ora quali sono questi 5 segnali di una relazione tossica. 1. Il tuo partner è da poco uscito da una relazione importante. Generalmente non è una buona idea iniziare una relazione seria con qualcuno che è appena uscito da una relazione importante. Ovvio, non dico che non sia assolutamente possibile, perché infatti è possibilissimo, ma fai particolarmente attenzione nel caso ti trovassi in questa situazione e cerca di capire cosa veramente il tuo partner prova per te. Non vuoi rischiare di diventare un premio di consolazione ed il rischio di tutto ciò è molto alto se ti trovi a fare da ruota di scorta alla persona a cui il tuo partner pensa realmente quando sta con te. Meriti di più. 2. Il tuo partner ti mente spesso anche sulle piccolezze. Ok, tutti noi diciamo piccole bugie, spesso a fin di bene, ma se ti trovi in una relazione con qualcuno che mente spudoratamente in continuazione anche sulle piccole cose, dovresti farti qualche domanda su quanto puoi veramente fidarti di questa persona in una relazione a lungo termine. Sul mio secondo canale potete trovare un video intitolato Come riconoscere un bugiardo, che potrebbe interessarvi, metto il link in descrizione. 3. Il tuo partner ti bombarda di attenzioni. Questo è un punto che potrebbe sembrare controverso, non c'è assolutamente nulla di male a prestare le dovute attenzioni alla persona a cui teniamo, ma allo stesso tempo c'è differenza fra attenzioni e complimenti genuini o attenzioni e complimenti a fini manipolativi. Spesso infatti sono proprio le persone manipolatrici a bombardare l'altra persona di complimenti fino a metterla su un piedistallo per farla sentire importante, ma con fini ben precisi. Il rischio di subire questo comportamento è che potrebbe sfociare in un senso di dipendenza verso le attenzioni dell'altra persona, che a lungo andare rischierebbe di risultare tossico per entrambi. Prima di passare al prossimo punto vorrei ringraziare lo sponsor di questo video, Surfshark VPN. Surfshark è il miglior servizio di VPN in circolazione che vi permette di navigare su internet in modo completamente anonimo e sicuro. Con Surfshark potrete accedere a contenuti di TV straniere senza problemi, ad esempio avrete accesso ai cataloghi di Netflix di tutto il mondo semplicemente selezionando il paese a cui volete connettervi e ad avere accesso alla TV italiana quando viaggiate all'estero. Se amate viaggiare inoltre potrete connettervi a siti di ricerca con indirizzi IP di paesi diversi e riuscirete così ad acquistare voli a prezzi ampiamente scontati. Inserendo il codice CRESCITA al momento dell'acquisto, troverete il link in descrizione sotto questo video, riceverete uno sconto dell'85% e 3 mesi aggiuntivi in regalo. In pratica il servizio VPN di Surfshark finirà per costarvi circa 1,50 € al mese. Come detto, se siete interessati potete trovare il link in descrizione. Continuiamo. 4. Il tuo partner ti controlla in continuazione. Una relazione deve essere basata sulla fiducia. Un po' di gelosia è naturale e anche necessaria, ma diventare controllori del proprio partner in maniera ossessiva è molto nocivo per una relazione. La privacy è importante e ognuno di noi dovrebbe avere i propri spazi e rispettare quelli degli altri. C'è differenza fra essere gelosi ed essere ossessionati ed invadenti. Per fare un esempio, voler monitorare in continuazione i messaggi o le telefonate dell'altro non è solamente una chiara mancanza di fiducia, ma anche di rispetto. Lo stesso vale per chiamare o messaggiare il partner o la partner in continuazione tutto il giorno per sapere dove sia, con chi sia o cosa stia facendo. Questo comportamento denota chiara insicurezza. Anche quando ci troviamo in una relazione, ognuno di noi deve avere una vita al di fuori di essa e mantenere la propria individualità. 5. Il tuo partner è eccessivamente possessivo. Come detto nel punto precedente, ogni persona deve mantenere la propria individualità anche quando è in una relazione. Se ogni volta che vuoi fare qualcosa che ti piace, coltivare una passione, incontrare un amico, devi chiedere permesso al tuo partner che ti vorrebbe a casa 24 ore al giorno, qualcosa non va e col tempo molto probabilmente andrà sempre peggio.
Ok, chiaramente non sto dicendo che sia normale uscire ogni sera con gli amici lasciando il partner a casa da solo, basta un po' di buon senso per capirlo, ma sto dicendo semplicemente di ritagliarsi i propri spazi e coltivare le proprie passioni ed amicizie al di fuori della relazione di coppia. C'è differenza fra l'essere protettivo e l'essere possessivo. Le persone egoiste in una relazione tendono a voler isolare il partner dal resto del mondo in modo da avere pieno controllo su di esso. Questo include anche arrivare al punto di creare frizioni non necessarie fra il proprio partner e la sua famiglia, fino a farlo arrivare al punto di non sentirsi più vicino a loro. Questo comportamento non è altro che un gioco di potere per mantenere il controllo sull'altra persona. Se siete interessati ad un video in qualche modo correlato, consiglio il video Come identificare un manipolatore, che potete trovare sul secondo canale. Metto il link in descrizione. Per concludere, riconosci alcuni di questi segnali nella tua relazione attuale o guardando questo video ti viene in mente qualche relazione passata? Ricordati che questi segnali sono comuni in molte relazioni e spesso portano alla rottura. Per questo raramente capita di conoscere qualcuno che abbia trovato il partner giusto alla prima esperienza e sia stato insieme ad esso per tutta la vita. Se hai qualche esperienza interessante che vuoi condividere, lascia un commento sotto il video. Se ti è piaciuto il video, sarei grato se potessi mettere un like e condividerlo se pensi che qualche tuo amico possa trarne beneficio. Lascia inoltre un commento se vuoi condividere con la nostra community una tua esperienza a riguardo. Se vuoi vedere altri video come questo in futuro e non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale cliccando il tasto rosso sotto a destra e attiva la campanella di notifica. In questo modo verrai informato ogni volta che un nuovo video verrà caricato sul canale. Buona giornata!